Il Duce tiene al Senato del Regno il suo grande discorso sulle forze armate. Nelle piazze dell'urbe e in ogni centro della penisola, grandi folle ascoltano attraverso gli altoparlanti. Ma la parola del capo era attesa ansiosamente anche oltre i confini e l'incisiva documentazione della potenza militare dell'Italia, accolta come affermazione di forza cosciente o come duro monito, è stata un salutare richiamo alla realtà anche nelle zone più nevralgiche della tormentatissima Europa. Appunto, perché molto si è fatto, bisogna dire noi stessi che il più resta da fare, e lo faremo a qualunque costo. Così noi intendiamo assicurare la pace in genere, ma soprattutto la nostra pace. Noi respingiamo illusioni e utopie. Per questo abbiamo lasciato lo spaccio che le vende Ginevra. Quello che ha sempre contato e conta nei rapporti fra i popoli è il loro potenziale di guerra. Noi mettiamo in prima linea del nostro potenziale le forze dello spirito. Esse non furono mai in Italia così profonde, così diffuse, così ardenti e volitive come oggi. Nella serata stessa il Parlamento, adunatosi di propria iniziativa, ha decretato trionfalmente a Sua Maestà il Re Imperatore e al Duce il nuovo grado di primo maresciallo dell'Impero.